ma mo noi con che cazzo la facciamo questa run? Dobbiamo trovare un pick croccante, capito? Dobbiamo trovare un pick goloso. Che ci può ingolosire? Genesect, magari. O Tibolt. E che fai? Non glielo insegni, Tibolt? Glielo insegni che sì, Tibolt. Pokéball. Ah, ma che bravo, hai messo Froakie. Via. Fletchling poi sarà un grave problema, eh. Tipo fuoco. Ultra Ball te lo coppi. Lui con il grande e incredibile Frogradier switcha su Fletchinder per semplicemente vederlo devastato. Charm, no. Ah, praticamente lui ha detto: io sono debole a elettro. Togli Fury Cutter nell'attesa di X Scissor. O Sol Ogor Omar. Proprio lui, il grande capo palestra. Assurdo. Che ci tira Gyarados, mi sa che muore. GG. No, non voglio imparare tutte queste monnezze. Beh, guarda che è più veloce di Buizel, non è male già, eh. Ti posso mezzo che dire. Nel senso, già che parti più veloce di un Buizel. Pozione dietro. Tibolt. Nel Turbo Chill. Oh, la mappa, vedi? Basta chiedere. Lui lo voglio catturare. Perché secondo me è messo lì... C'è il suo perché, eh? Perché fa quella mossa che si protegge e avvelena, non mi ricordo come si chiama, che non è malvagia, anzi, eh. Non è Veigard. Non mi ricordo il nome. Melmetal. La mossa del Puma, esatto. Quella. Tachyon Cutter, Walt, Jolting, Svolgin, motherfucker, bitch. Congratulations, motherfucker, you fucking Joltik, evolved in fucking Galvantula. Galvantula want to learn the fucking sticky web. Oh well, Galvantula already knows 4 fucking moves. Stop trying, yeah, motherfucker bitch. Lui continua qua a mettermi roba debole a elettro, non capisco il motivo. Si diverte così. Tipo qua poi vorrei fare un X-Scissor per il meme. Sì, no, Toxapex è veramente terribile, cioè. Sì, beh, esatto. Ti avvelena pure il culo lui. Pozione davanti. Il grande Purse. Si prende Tibolt. Ti prendi Tibolt. Ti prendi Tachyon Cutter. Bastardo, eh? Via. Sì, sì, no, lui tira dritto. Gliene frega veramente un cazzo a sto Genesect. Chi c'hai, c'hai. Tutti te li massacra. Super pozio davanti. Ogerpon. Ecco, Ogerpon possiamo provare a catturarlo. Da aggiungere in team. Ok. Maledetto bastardo. One eternity later. Si gode. Via. Ogerpon non impara il Power Whip. Tu sei fisico speciale, tu sei fisico.
They use the strike to extend area. This moves 5 times depending on the mask. E ha più possibilità di fare critico. Spiky Shield, in addition to protection, this move also damage an attack that makes direct contact. Beh, calcolando che Eternatus può fare veleno croce, manca male. In realtà, full heal su Ogrepon. Ma dopo tutte le parole a casa che hai detto, che calcoli? Io calcolo tutto. Io ho qua dentro un computer che pensa in 6 dimensioni. Ci sta, è giusto così. Oddio, ho missato. Si deve godere. Via. Uè, Trico, buongiorno, ciccio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sai che il return su Bug Bats in realtà manco è malvagio? Perché alla fine Bug Bats è forte, eh? Perché è forte, però se c'hai il super efficace tiri comunque Fel Stinger, che è una 75, che per 250 è difficile che non butti giù. Contestualmente return ti dà un po' più di apertura, cioè tipo... Se fossimo contro Eternatus, return, una crema. Nugget, un altro livello di giocatore, ma lo so, ma guarda, lo fanno. Ma sai che fuoco non... Ecco, tipo, adesso arriva lui ed è un problema. Allora. Trust the Omega Process. Allora lui chiaramente ti devasta. È normale, lo fa. È una cosa che tende a fare. Lilligant è buono perché lui fa parassiseme. Facendo parassiseme fa delle cose. Mo non mi fido troppo di sto processo. E tu lascia fare. Ogrepon può entrare nel momento in cui e fare questa roba. Ah, potrebbe fare pure Spiky Shield, quindi è buono. Galvantula, Lilligant, Manta Lilligant. Fatelo ammazzare. Sì, la giocata... Prima io qua che cazzo ho mandato? Mica mi ricordo. E mi sa Lilligant. Per fare Lich Seed, no? Sì, sì. Poi Toxapex. Che fa Toxic Spike. Vedi, il problema lui è qua, è il burn che fa. Se io... Aspetta, perché io qua ho fatto... Spike Baneful Spike. Se io invece faccio Baneful Spike Baneful, lui non mi procca il burn. Capì? Capito la giocata? E prendo pure uno in più di vita con Troscris Pesk. Allora qua faccio Baneful Bunker. Lui adesso fa Swift. In questo momento. Ah, io rifaccio Baneful Bunker.
Infatti vedi che non mi ha barnato. Qua fai liquidation. Baneful. Mamma mia, se si deve godere. Ora il problema è che ci abbiamo solo due Baneful Bunker. Uè, Sefi, buongiorno caro. Ho capito la giocata, si può fare. Lì, quando lui, Emboar è un HP, lui non lo lascia e se lo fa ammazzare e switcha su Torkoal. Quindi io faccio comunque return, gli rifaccio return su Torkoal e lui muore, è fatto. Non c'è da allarmarsi. Il plan è corretto, mo te lo faccio vedere. Fai così. Fai così. Fai così. Lui adesso qua fa Swift. Lui qua fa Scorching Hands, esatto. Tu fai liquidation adesso. E qua fai Baneful Bunker. Tu qua avevi, prima hai fatto l'errore che hai rifatto Baneful Bunker. Forse Inter. Guarda, l'Inter purtroppo con noi romanisti, caro, non ci sta molto simpatica, però lo accetto, lo accetto. Qua è ancora meglio di prima in realtà. Perché tu qua adesso fai pure Baneful Bunker. Qua io prima ho mandato. Ho detto questo va danneggiato. Con Linun. Con Ogerpon. Credo. Sì. E lui qua switch out, mi sa. Lo sapevo. E mi devo ricordare questo switch out che fa in questo momento. Ok, così va bene. Ora, qua... Ah, a parte... Ah, è morto di veleno adesso.
Bravi tutti, ragazzi. Qua io ho fatto un pezzo che non ha avuto mai fine. A questo l'ho proprio massacrato. Gliel'ho incartata, fratello, in una maniera clamorosa. Non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito. Rischiosissima, rischiosissima. Super, cioè una delle più rischiose in realtà. Però ha workato. E ti prendi un altro X-Attack. Allora, lei non è mai stata un problema. Mo. Oddio la Focus Band. Oddio la Focus Band. È diventato più veloce lui, uno psicodramma. E no, vabbè, ma è più veloce di tutto. Questo è un... Non te lo posso dire. È più veloce. Così, lui prima la cosa più lenta della storia umana, allora lui è più veloce di tutto. Sì, vabbè, l'allero. JK. Oh, ma lo massacra. Ma coglione. Chill, ci pensa Ogerpon, ci pensa Ogerpon. L'abbiamo catturato apposta per farlo. L'abbiamo preso apposta e ci pensa lui. Sì, no, ma infatti. Lo so, però appunto, proprio perché c'è Toxic Spike, stallare su un po'... Ah, di nuovo lui. Stallare su un Pokémon... Capito che c'ha un coso. Non è male riuscire a stallare là. Secondo me. No? Cioè, capito, metti già uno iperavvelenato. Tibolt qua. C'hai un turno in più. Godo. Vabbè, qua Pierce, poverino, massacrato. Poverino. Reroll. X-Speed, ottimo. Quello che ci serviva. Attack Rose. Lui, esatto, switcha sul Talonflame e lo butti giù. A rifai T-Bolt. Lui fa questa mossa strana, ma non serve a niente. Ora lui manderà Rayquaza, immaginavo. Benissimo, ora tutto si gioca con una condizione, una e una soltanto. Se questo Rayquaza ha una mossa di tipo fuoco, è la nostra fine. Ottimo, non ce le ha. Nel Chillong, 3 return e Rayquaza se ne va a lavorare. Ripeto, return. La mossa del secolo, la giocata dell'anno, mettere quel return lì. Boom, guarda, return. Mi dispiace, Blissey, non ci interessi. Senza X-Attack, eh? Senza X-Attack con questo qua. Perché ho messo il ritorno 100 piani fa. No, no, io non ci scherzo. Io ti sto dicendo che qua c'è una qualità che è a un livello superiore. Cioè, proprio un'altra categoria, raga. Sì. Per poi andare a togliere una stab da 90, quale era Bug Buzz. Quando uno è forte, è forte. C'è un cazzo da fare. Ma io ripeto, io ancora ce l'ho qua che non ho vinto il medagliere la Kaizo, sì. Ce l'ho ancora qua.
Perché lì veramente mancò la fortuna, non il valore. Posto, ho pure aumentato lo spa. Dai, dai. Dai, dai. Ah, Audino. Porca. Cattivo Audino, eh. Via, return. Felstinger. Andata. Tolta, tolta dalle scatole, via, via. Egg voucher blast. Sti cazzi, tanto ne stiamo a te. Cioè, te coppi per tutta la lega. Il bug terra cristallizzato si è strong, eh. Perché c'hai Felstinger che... che ti prende ancora più danno. No vabbè, ma questo qua comunque, indipendentemente da tutto, si fa veramente facile switchando sul primo deficiente, che giustamente lui deve avere Heat Wave, no? Non può non avere Heat Wave, chiaramente. Adesso ha fatto il wave, così. Per il meme. E adesso mandi Genesect. Che lo massacra. Ma mi ha congelato. Ma che sto a vedere? Ma che sto vedendo? Il gioco mi sta scriptando contro. È quel capo palestra. È proprio quello. È il capo palestra ultra scriptato che ti devasta qualsiasi cosa fai. È proprio lui. Prima ero pure più veloce. Allora, prova qui a mandare Lilligant. L'importante è che passano i turni per il Toxic. Qua fai Spiky Shield. Vedi perché dicevo prima che Spiky Shield era buono? Perché gli fai installare un turno di tossina. Pure qua, uguale, boom. Speriamo che sia più veloce. Spiky Shield. Si danneggia e va giù. Prova a fare sintesi. Niente. Questo continua a fare VGC con questo. Mi fa.
Mi fa la mossa che si para. Guarda, mo fa Aurora Beam. È assurdo. Oh, ha fatto Waterfall. Deo grazia. Ma vaffanculo, va. Mamma mia, oh. Quando ti si scriptano contro così è terribile, sì. È terribile. Ok, è uscito quello di tipo coleottero. Quello di tipo coleottero non è malvagio. Guarda psichico. Guarda psichico, guardalo. Mamma mia, quanto sono il più forte di tutti. Pensavo peggio. Mamma mia, Godo ha missato. Felstinger. Così l'ultimo sei sicuro di massacrarlo. Eccolo qua, infatti. Era l'asso, per cui ottimo così. E il primo fatto. La grande Berta, la dea dalla gamba aperta. È proprio lei, è la più forte. È la regina di tutte le cose. Minchia che danno che gli ho fatto, rifaglielo. A posto, già più 4, direi che la situazione è archiviata. Situazione archiviata. Bomba. La seconda anche subito, via. Mi pare? No, fuoco. Fuoco. Ma noi qua l'abbiamo inculato però, perché ci siamo tolti la per 4 e siamo sotto Rain. Vai psichico, guardalo, guardalo psichico. La cosiddetta giocata del re. Oddio, questo non me l'aspettavo. Onesto, questo mi ha colto di sorpresa. Bravo, bravo, bravo. Qua uno, ragazzi, alza le mani. Ogni tanto gli dici. Ah, peraltro Liquidation che è sotto sole. Cioè sotto Rain, voglio dire. Fa 50% in più. Peraltro. Bello ciccio, dai, se la rigiochiamo un'altra volta magari, eh. Un giorno poi se la rigiochiamo. Ah no, prima è vero, prima c'è Plinio qua. E questo è un coglione. E questo è un coglione perché gli fai Felstinger, lo massacri come se non ci fosse un domani. Cioè già quelli di prima hanno fatto una finaccia. Lui proprio. Vai giù, dai. Questa se la vinci va caricata ovunque. Sì, questa è carina, è vero, da caricare. È vero, questo non sarebbe male. Prendi il grande nugget. Camilla, proprio lei. La più forte di tutte, Camilla Tybalt. Felstinger. E come si suol dire, fatto.
Ecco, questo no, è un problema in realtà. Questo è un grave problema. È un problema di dimensioni apocalittiche. Oddio, manco tanto. Godo. Arigodo. Ritorna più 3. Ritorna più 3. Vorrei sottolineare tutta Fitstrain, non reset, tirato dritto. Turbo Astro Chill. Dynamax Band a questo punto poco utile, onestamente. Psychic Terra Shard. Io per ora la darei quasi su Genesect in modo da toglierci le debolezze contro Eternatus. Ti posso dire. Poi al massimo la cambi. T-Bolt, shottato, via. Blissey. Felsinger, vediamo danno. Ti dico, andata. Non ci fa più paura Talonflame, non ha più super efficaci su di noi. Quindi anche sti cazzi. Però abbiamo rotto un po' il cazzo con sto fly, eh. Cioè, sappiatelo. Eccoci qua, proprio lui, il re di tutti i re. Porca miseria, non l'ho shottato. Ma non è un problema, abbiamo Mawile. Ah, non ha mosse fairy sto coglione. Serve un fungo assolutamente per Mawile. Ah, c'aveva Book Rate questo. Ottimo. Ah, godo, coglione. Oh oh. Oh, ma quante ne ha? Ma perché poi io non le vedo, scusa? Poison Jab. E niente, una tragedia. Una tragedia si... Ma sai che c'è? È quando uno dice, ma perché tieni Ogerpon? Perché non togli Ogerpon? E io ti dico, ma guarda che Toxic Shield è una mossa molto forte in questo team per come è strutturato. E allora cala quella ambiguità che tu dici, vabbè, secondo me questo è un coglione. E poi niente, ecco, arriva quella mossa e il rivale è fatto. Purtroppo è questa la differenza tra i grandi campioni e i giocatori normali. Lo so che è una triste verità per accettare dalla chat. Infatti Giacomo, vedo Borgan che con le sue scuse continue. Dice, io non trovo la roba, io non c'ho così culo. E invece, eccoci qua. Eccolo lo special defense. Potrebbe non essere male. Allora, adesso qua è da capire. Ho usato due mosse. C'ho le leppa comunque ancora tutte. C'ho tutte le leppa berry. Allora, qua è da capire se conviene andare di Genesect. Secondo me sì. Dovrei avere una Lumberry.
e non mi riavvelenare adesso, bravo. Potevo fare pure psichico, in realtà sono un coglione, potevamo provarlo, vabbè. Allora. Allora. Con calma. Qua gli fai così. E ci sta. Ora qua è da fare lui. È da fare lui. Qua provi a proteggerti. Lui chiaramente va su Lilligant. Ora io adesso andrei su Mawile, così che lui è spronato ad attaccare Mawile. Ha fatto non si sa come e perché lanciafiamme su Toxapex. Vabbè. Meglio. Mamma mia, se devo godere. No, vabbè, cioè nel senso, va bene? Meglio per me, nel senso, boh, vabbè. Ma perché fa Trower su Toxapex? Non capisco. Che cosa mi sto perdendo? Cross Poison. Forse perché legge la Protect. Dubito. Ah, mo ha capito di fare Trower su. Bah, vabbè. Dai, beh, questo fight penso sia finito. Confermo. Ragazzi, è finita così, con una vittoria clamorosa. Facciamo un saluto a YouTube, dalla chat, perché questo è carino da ricaricare. Abbiamo fatto, penso, una delle classic più carine. Ci sta. Chi c'è nelle uova?